Allora, signori, vi ho qui riuniti per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno. Adattamento allo stabile alle norme CE. Allora, Scusa, Gidio, chi è sì, questo dica. signore? Questo signore enorme c'è, non ce l'ho io. Signore enorme CE, ho sentito bene. È nuovo, è un inquilino arrivato da poco. Ho sentito bene. Lei è uno studente universitario. Tu sei stato cacciato da Pisa, perché a Pisa è difficilissimo, proprio difficile. Sei venuto a Bari, beh, a Bari si promuove così. Queste domande da farsi sono. Ragazzi, non mi disturbate, non intervenite con queste sciocchezze. Andiamo avanti, perché questo è proprio enorme, questo è un pallone proprio mondiale. No, io però, io vorrei dire una. Ma perché dobbiamo essere sempre noi a adeguarci alle norme CE? Mai le norme CE che si devono adeguare a noi. Vero, bellissimo, è vero, tu dici che è vero, eh? È vero, dice lui. Questa è una battuta da cabaret. Questa farà ridere il mondiale. Questa è Natale, la dirò ai miei parenti. Ma stai 2 ore qui. Rideremo per 2 ore. Perché le norme CE non verrà a lui? E lui dice, ma dopo, non posso ridere perché siamo in riunione. Va bene? Allora, andiamo avanti. Egidio, scusami, ma che cos'è quella cosa là? Quel disegno? Allora, questo è tutto il palazzo in scala, come verrà in futuro. Va bene? L'ho fatto scala 1 a 20, l'ho fatto io stanotte, non ho dormito per fare questa cosa, eh? È tutto gratis, vabbè, andiamo avanti. Allora, vedete qua? Questa è la guardiola, va bene? Del portiere. Qui verrà sfondato e creato dietro un mini appartamento per 250 metri quadri, non so quanto, per il portiere. Va bene? Allargansi, questa. E quella Direttamente proporzionale al mio stato di campione del mondo. cosa? Questa è la cosa qua, questo è il sottano per Alfredo. Che cosa? Alfredo! Lo volevo tenere Alfredo a morire di freddo? Sei impazzito! No, vabbè, dai, pure il Come siete crudeli, come siete crudeli. Andiamo Non se avanti, ne poi parla vediamo se proprio. deliberiamo. Non mi fate perdere tempo. Vabbè, il resto che cos'è? Per Allora, il capire. resto che cos'è? Questo è il mio appartamento, qui questo qua è il tuo. No, vabbè, quelle camere che Ah, sono? queste 2 camere che cosa sono? Allora, qua sta il calidarium e qua il frigidarium. Come le antiche ville romane le sono fatte fare. Allora, diciamo volgarmente che chi sono ignorante, calidarium, voi capite calidarium. Allora, dove metto la stufa e dove frigorifero? Va bene? Così mi va bene? Vabbè, Così lo dai, sta pure la fresco zona per relax, devi metterti Non a c'è fare, niente. no, Ma è una cosa proprio che, no. ragazzi, Impazzito. no. Allora, passiamo subito alle votazioni, vediamo un po' se per democraticamente. Allora, chi è d'accordo con questo progetto, per alzata di mano, via! Nessuno si lamenta? Va bene? Guardate, signori, che io qua dentro ho una memoria pazzesca. Non scrivo, c'è una memoria pazzesca. C'è una memoria pazzesca, padre. Io conosco tutto. Tutto! Dobbiamo parlare di te, non si parla proprio, perché... Vabbè, parliamo, signore... Ah, sì, signor Piazzolese, è proprio di lei che stava con quel volto, Io so tutto. Voi ragazzi fate pagare una cifra, poi mi denunciate. No, non ho detto nulla. La faccio ultimamente. Signora De Pisis, anche lei. Lo so che sta un po' male, però... vabbè. Allora, e so tutto anche di voi ragazzi, tutto in esistenza. Rivediamo, democraticamente, per alzate di mano, vediamo chi è d'accordo. Oh, qua c'è una democrazia, guarda, mi ho costretto. Allora, non avendo null'altro da discutere e deliberare, l'Assemblea viene sciolta previo sottoscrizione, redazione del secondo La grado. firmo io. Firmi tu? Chi sei? Scicco. Ma il segretario è Alfredo, io sono il presidente, io devo firmare. Sì, però non è giusto. È beccato. Tutto il periodo a non prendere. Sei rapido con la mano, ma io ti ho beccato. No, vedi, diventa blu. Benissimo, signore. Allora, arrivederci. Oh, raga, Michele a casa può venire. Gli altri mi Grazie, dispiace, però il posto non ce n'è. come sei simpatico, ci lasci in mezzo a una strada, Michele a casa può Non è venire. che sono Gentile. Sì, cattivo. io so cattivo, come sei vestito, il cinturone di karate, pa. Ma Ma oh, dai, è qui proprio, veramente, qua dentro, è una cosa schifosa. Che? Pure tu. Allora, sono circondato. Ma io che? Questa è una casa di plebei. Plebei orientali, che gli occidentali ancora erano meno ignoranti. Proprio orientali. Questi si usano in Argentina. Questo è il richiamo per le donne. Praticamente, tu quando la mattina si alzavano, tutto pimpante,
ci capiamo, no? Vedeva la donna, accendo me, la donna, come ti vede? Sì, si metteva la cinta là fuori. È un richiamo, della foresta, Jack London. Ma scusa, ma tu stamattina hai beccato se ti sei messo la cinta così? Hai arrangiato qualcosa? Raga, è qua a bar stiamo, uno proprio, capace qualche argentino che passa e quindi no, io non ho capito perché è scelta a lui e non a noi. C'è a lui? È perché lui è l'autore, con lui possiamo comporre i pezzi sul letto, ci mettiamo il trin trin. Ragazzi, un badate a lui, c'è una casa in Maremma, gli è talmente bellina, c'è un prato davanti, c'ho dei rospi così. Beh, secondo te noi come seguiamo le lezioni? Via internet dalla Maremma? No, non ci avevo pensato. Beh, figuriamo se ti metti a pensare, anche perché presupponi che ci sia un cervello. E là invece... Comunque, ragazzi, io... Cioè, al massimo posso dirlo a qualche amico contrabbandiere il fatto, perché bravi, dobbiamo... Così abbiamo da fumare gratis. Sì, sì, sì. Non ho detto niente. Sei proprio cretino, sì. Oh, non è che sono cretino, cercavo di sdrammatizzare. Sembra drammatizzare, sei tu. Oh, Paolo, se non ci penso io qua a sdrammatizzare non ci pensa nessuno. Anche perché questa cosa mi sta facendo nervosire. Cioè, noi non possiamo cedere ad un leccato di Egidio. È vero. No, Michele, guarda che è meglio ristrutturare il palazzo piuttosto che far sapere ai nostri genitori che non abbiamo dato neanche un esame. Paolo, tu non hai dato neanche un esame, io sì. Sì, ma sei stato bocciato. Vabbè, relativo. Relativo. Mi fa una rabbia. Proprio oggi dovevamo andare via. Poi domani è pure il compleanno, hanno organizzato uno sfacime di festa a Fans Club. E noi oggi andiamo via. Ma di chi è il compleanno? Di Celeste, di chi vuoi che sia, è nata il 7 novembre. Valentina, che hai? No, niente, Rita. Sì, niente, tua sorella. E dovevi stare così male se non avessi avuto niente? Di, che c'è, confidati con me. No, Rita, io di te non mi fido. Ah, mo non ti fidi, vero? Però quando hai avuto bisogno, Rita di qua, Rita di là. Di, che cosa c'è? Confidati. E giura che non lo dice a nessuno. Giuro, non lo dico a nessuno. Rita, penso di essermi innamorata di Paolo. E mo ti innamori di Paolo, tu? Mo che dobbiamo andare via? E Rita, che vuoi da me? L'amore mica a telecomando, mo mi è venuto. Ma sei proprio una stronza, ma come si fa? Ah, pure. Eh sì? Io già me lo vedo, a quello gli piglia un colpo. Un colpo a sé. Tu. Gliel'hai detto? No, che non gliel'ho detto. Scusa, che cosa stai aspettando a dirglielo? Perché mo glielo devo dire. No, tu sai che fai? Quando quello va in pensione, lo aspetti fuori dalla posta, quando va per la pensione glielo dici. Mm. Io mi sono innamorata di te. Ragazzi, non me ne frega niente. Io devo avere 1,5 milioni, va bene? Entro stasera, non mi interessa. Ma dove le andiamo a trovare tutti questi soldi? Che mi interessa, sono fatti vostri. Io vengo a raccontare i miei fatti a voi. No, ognuno si fa i fatti suoi. Senti, Gino, ma secondo te avevamo 1,5 milioni noi? Non abbiamo neanche un lavoro. Non mi interessa, il lavoro, non lavoro, andatevelo a cercare il lavoro. Non mi interessa. Gino, tu sei sento. Proprio uno strozzino. Cosa? Sei uno strozzino. Ma come, vuoi mettere con me? No, ma no. Veramente la famazzarsi. E Gino, Michele ha ragione, tu ci stai ricattando. Oh. Sì, io ti sto ricattando. Oh. A Fred, io li ricatto. Ah, sì, ma chiaro. È Fred, è un ricatto. Allora, è un ricatto. Chiamata? Allora, se la metti tutto questo piano non c'è problema. Non c'è problema, tutto a posto, sei un ricatto? Sì. Eh? E che ci dobbiamo fare? Entro e non oltre stasera io voglio 1,5 milioni. Interesse. No, non esiste. No, non parlate. Ciao, Egidio. Ciao. Vivi a areare il locale prima di soggiornarvi. Ognuno si ricorda. Ma chi si ricorda? Veramente. Ehi, Michele. Ehi. Giorgio, allora? Stai buonino? Guarda quanto gli è bellino il sonaglino. Però un tarotto là per cortesia. Ogni volta che ti devo stendere mi ci vuole mezz'ora, dai. Tanto gli è bellino, Giorgio. Dai, ti trasloca, ti sistema in un posticino. Giovanni, e te mi dici? Giovanni, belli. Un mizzon pettà, Giovanni, poi sbatti il capo, mi tocca fasciare. Dai, sta buonino, eh? Dai, che ora si arriva subito. Ah, Pasquale, te ogni volta me ne combi. Pasquale, no, è fuggito di nuovo. Pasquale, madonna, quello si mimetizza. Pasquale. Billy? Fai vedere? No, lì è Pasquale. Pasquale? Billy, che stai facendo? Sto sistemando gli animali, Paolo, e per il trasloco. Pasquale? Cioè, quegli animali ce li avevi dentro casa?
Sì, li tenevo a giro, liberi, belli. Madonna, che schifo, Billy! Paolo, sono tanto belli, ma a proposito, ma te hai mai visto Pasquale per caso, a giro così? Chi è Pasquale? Come chi è Pasquale? Pasquale, il mio camaleontino, Marianna, quello si mimetizza, non lo trovo più. Madonna, che schifo! Paolo. Quello che fa con la lingua così? Quello che va con le zampettine piano, quello che tira indietro. Paolo, è Ringo e Paul, Paolo. Paolo, è Ringo e Paul, Paolo. E chi sono Ringo e Paul, mo? Come chi sono, Paolo? I miei scarafaggini sono. Erano due. Cioè hai portato degli scarafaggi dentro casa? Sì, non li potevo mica lasciare per strada. Gli erano stati abbandonati. Madonna. Abbandonati, li hanno abbandonati, Paolo. Tu li vedessi con che coraggio la gente abbandona due scarafaggini così in mezzo alla strada. Billy, tu devi essere deficiente. Perché, Paolo? Tu sei cretino. Come si fa ad abbandonare due scarafaggi per la strada? Forse è vero. Sa che erano fuggiti, eh. No. Non passi. Questo è il bene più prezioso che abbiamo. Madonna mia. No. Ora non ha più una casa questo posto. Ma che nervi! Cioè, io sono 10 anni che non lascio questa casa. Ma mi dà fastidio che per colpa di Egidio dobbiamo sbaraccare. Guarda che non è colpa di Egidio. Quella è colpa di Alfredo. Sì. Ah. E con quei suoi discorsi seri e inopportuni riesce a rovinare tutte le occasioni. È assurdo. Io prima o poi lo uccido, eh. Anzi, non è che lo uccido. Però mi dà fastidio il fatto che parla di Egidio e lo riempie di fesserie. Sì. A me, aspetta, non è che mi dà fastidio il fatto che dobbiamo lasciare la casa, quanto il fatto che dobbiamo pagargli 1,5 milioni. Ma chi ce l'ha 1,5 milioni? Chico, dove le andiamo a prendere? Però per quello una soluzione si trova sempre. Cioè, quello che più mi dà i nervi è che proprio io andare a casa dei miei genitori è una cosa che non so come farò. Cioè, non li reggo più, non ho più i ritmi, è impossibile. Ah, tu, guarda che i miei genitori invece sono assurdi, sono impossibili. Perché? Perché io comincio a suonare alle 3 di notte, sai, suono e canto, come faccio pure qua, e si incazzano. Ma mi dà un fastidio, madonna. Vabbè, scusa, è normale, alle 3 di notte. È normale. Scusa. Ma io faccio le valigie, perché... Madonna mia, che schifo! Cos'è? Questi sono due scarafaggi nella mia valigia. Che schifo. Che l'hai trovati? Sono Paul e Ringo, trattienili un attimo che arrivo. Ma io non sopporto più a quello. Pasquale! Mazza la mazza, vieni. Pasquale! 27 anni. Dai, Pasquale, via fuori. Sta Pasquale! Pasquale! Dai! Scusa, Billy, ma chi sarebbe questo Pasquale? Chico, non perdere tempo, è il camaleonte, ha perso il camaleonte, guarda qua. Pasquale. Che verzigova. Moe. Ciao, sciroccati. Mado. Ciao, Michele. Oh, Billy, ho trovato questa qua sotto la porta per te. Alan Wake. Max. 22 anni. Alan Wake. Mo, Rats the Gun. Bellissima. E questa, mo, 16 anni. No, a me piace lui. No, aspetta, come attore. È no. Bravo, ma... Oh, che è successo? Oh, Billy! Se vuoi rivedere il tuo camaleonte Pasquale vivo, vieni stasera alle 8 a casa mia, Rossella. Ragazzi, io ve l'avevo detto, di quella lì non c'è da fidarsi di quella signorina. Io ve l'ho detto, lei mi ha rapito il camaleonte. Pasquale. Che fumo ha fatto a trovarlo? Quello si mimetizza bene, lui è bravo. Che cosa incredibile. E mo. Ma ti rendi conto dei prezzi? Eh sì, praticamente mi devo vendere tutte le scamorze di Oria per pagare. Perché sono alti? Alti? No, guarda, ti faccio solo un esempio, così, a caso. Libero, luminoso. Vabbè. Senza riscaldamento. Senza porte. Senza finestre. A sole lire 1.680.000 al mese. Oh, poi è arieggiata, ragazza. Rita,
Questo è un problema serio. È che io volevo sdrammatizzare. Ma comunque, se volete, ragazzi, vi posso ospitare io a casa mia, a Capurso, no? Cosa? Cioè, ripeti, scusa, non ho capito bene. Ho detto che se volete, vi ospito io a casa a Capurso. Ma stai scherzando? Perché? Io in un paese, poi a Capurso. Ma per piacere. Ma ragazze, ragazze, questo è proprio per noi. Tre vani, bagno, cucina, 300.000 lire al mese. Sì, a testa, si saranno sbagliati. No, c'è scritto così. Ma avranno sbagliato. Ma se sta scritto così, è così. Ma è sicuramente sbagliato. No, oh, guarda, guarda. E se chiamiamo non è meglio anziché litigare? Devo pensare a tutto io. Comunque si saranno sbagliati. Ah, ragazze, e se mi date il numero forse ci riesco anche a parlare. Ragazzi, il Pisano dov'è? Dov'è il Pisa? Torna. Si è imboscato? No. Sta combinando qualche guaio? No. È uscito un attimo. Mi fido? Sì. Vabbè. Allora ragazzi, ho trovato la soluzione per il vostro debito. Grazie, Gidio. Grazie. Lo sapevo che non ci avresti mai fatto pagare 1.500.000. Grazie, da parte. Perché me lo pagherete. Me lo pagherete. Io non ci rinuncio, alle terrisse non rinuncio. Allora, Gidio, non abbiamo un lavoro. Dove dobbiamo andare a trovare i soldi? Vi ho trovato il lavoro, ragazzi. E in che consiste? Che consiste? Ho parlato con l'impresa che verrà qui a ristrutturare. Siccome sono carenti di manodopera, vi ho fatti assumere. C'è? Dobbiamo fare i muratori. No, c'è muratori. Fallo fare ad Alfredo. Fare ad Alfredo? Allora non volete fare il muratore? No. Io mi libero di fare quello che vuoi. Io telefono adesso un attimo solo. Qual è il prefisso di Taranto? No, vabbè, io accetto. No, lo faccio. Lo faccio, Gigi, lo fa. Pure loro lo fanno. E loro che dovete mettere a me, ragazzi. Facciamo muratori. Adesso che democraticamente avete accettato, benissimo. Allora, vi spiego un po' la questione, come fa. Allora, innanzitutto vi presento il direttore dei lavori. E chi è? E dove sta? Io. E Alfredo Merici. Fugur. Vabbè, Fugur. Non li faccio entrare a terra, che è forte, eh? Allora, ho parlato tutto. Guarda, dobbiamo fare un lavoro proprio meraviglioso. Sono parlato con Renzo Piani. Ah, un amico mio, Renzo Piani. Veramente? Mi ha mandato il progetto via Fox. Guarda, una strategia di alto. Qui verrà una cosa per farmi invidia a tutti quanti. Adesso l'amico mio qua, Renzo Piano, sta a Tokyo. Sì, sta preparando l'aeroporto di Kawasaki e Suzuki. Una cosa spettacolare. Ha mandato una cosa tutta apposta. Vabbè, allora, bando alle ciance. Vi voglio qui domani mattina alle 6. Lo dico con dizione, alle 6. Dalle 6. Alle 8. Alle 8, poi passano 3 ore. No, alle 6, ripeto. Vai, via, tutti d'accordo allora, domani mattina. Va bene? No, Alfredo, la carta non la devi buttare lì. Alfredo, non esiste. Oh. La carta con la carta, il vetro con il vetro, l'alluminio con la rama rossa. Ragazze, ma siete sicure di avermi dato il numero giusto? Certo, è quello che c'è scritto qui. E non risponde nessuno però. E perché secondo me era sbagliato. Tu e questa storia! Insomma, dobbiamo solamente pensare a come rintracciare la casa e non bisticciare sempre. Secondo me bisogna chiamare il 12 per vedere almeno se esiste. Perché secondo me è sbagliato. Sciffa! Zitte! Servizio 12. Risponde l'operatore pari QQ592. Chi è? Buongiorno, senta, vorrei un'informazione. Che cosa vuoi? Senta, vorrei sapere a chi appartiene questo numero. Uffa, quanto fastidio che date dalla mattina alla sera voi. Beh, dammi il numero, per favore. Allora, il numero è 02 70 60 80 19. Ho capito, ce l'hai la penna? Come sono gentili. Ce l'hai la penna? No, penna. Madonna mia, proprio impediteci. L'ho presa. Hai preso la penna? Sì. Ah, e attendi la risposta in linea, perché se non chiami più, per favore. Il numero da lei richiesto corrisponde al seguente abbonato. Nome Dragan Belanovic. Via Aiuti Umanitari Rubati 34, località Valona.
Hai capito ora perché costava così poco? È un po' lontano dall'università. Beh sì, è leggermente in Albania. Ma dai, fa. Ma Naoxa non è di Bari. Era di Bari, Paolo. E perché sta scritto Lugano, Svizzera? Che c'entra, pa? Che discorsi sono? Ciao ragazzi. Oh, me? Dai, Billy. Ah, guarda come sta. No, ragazzi, mi chiedete nulla, preferisco non parlarne, ragazzi, veramente. Perché? È stato uno spettacolo atroce, ve lo giuro. Che è successo? Sono andato dalla signorina Rossella, ho bussato. Mi ha aperto il reggiseno delle mutandine, ragazzi. Madonna, il reggiseno delle mutandine. E tu che hai fatto? Ah, io che ho fatto? Ho avuto paura, gli era tutto buio là, ragazzi. Madonna, una cosa così non l'avevo mai vista, ragazzi. Poi niente, poi sono entrato. Beh. E lei mi ha detto, allora spogliati. Ho detto, che spogliati? Ho detto, signoria, mi faccia vedere il camaleontino. Ho detto, e lei mi fa, no, prima ti devo baciare. Madre, ti devo baciare. E tu? Io, e che devo fare? Hai baciato. E ci sono stato. Madonna, si vede pure, che bello. E poi ragazzi, e poi nulla, poi siamo andati a vedere il camaleontino, siamo entrati in un'altra stanza, ragazzi. Era lì, legato a una pannocchia, tutto imbavagliato. Ma ha fatto una pena. Vabbè, è lei? E lei a un certo punto si è tolta tutto. Ma... tutto! Ragazzi, tutta la roba che andava di qua e di là. Tutta nuda. Madonna, ragazzi, che schifo, ragazzi. Com'è che schifo? Madonna. Mamma mia. Senti, ma qui tutta nuda, no? Al buio? Tutta, completamente nuda, Paolo. Beh, tutta. Dai, e poi che avete fatto? Ti sei menato? No, poi c'ho avuto un calo di pressione e sono svenuto. Sono andato lungo per terra. E lei mi ha buttato fuori, mi ha lasciato, nel coso, quel camaleontino lì. Pazzo. Miguel, compriamoci un camaleone. Due. Un animale. Andiamo da Rossella. Slai Buchini. Così respira. Pasquale, come stai? Oh ragazzi, dai una mossa. Sì, Chicco, cominciate a scendere voi che non c'entriamo tutti. Sì, però sbrigatevi. Sì. Rita, la portate 320 kg, ce la facciamo? Giusto. Sto scherzando. Muovetevi. Veniamo subito. Senti Paolo, io ti volevo dire che... No, Valentina, posso dirti una cosa io prima? Perché forse in questi mesi sono stato un po' troppo invadente, mi sono troppo messo in mezzo ai tuoi fatti. Tu forse mi sono innamorata di te. A casa tua alcune volte che forse non dovevo venire. Non ho capito che hai detto. Scusa. Che forse, mi sono innamorata di te. È uno scherzo. Dai, ragazzi! Paolo, non sto scherzando. Come sei scherzando? Cioè ti sei innamorata di me? Sì. Mi stai dicendo che io e te in un futuro potremmo... Che cosa? Andare al cinema, dico, come tutti i fidanzati, se... Veramente? Sì. Uscire, frequentarci, baciarci, andare... No. No, Paolo. Tieni a mente che io sono una persona all'antica e certe cose le faccio solo dopo il matrimonio. Nemmeno un bacio, cioè, come fidanzati... Problemi? Io? Stai scherzando, problemi e io? Allora? Anch'io sono un po' all'antica, quindi ci tengo a queste cose un po'... Quindi siamo fidanzati? Da adesso? Sì. Vabbè, diamo... Ah no, il bacio niente. Nemmeno un abbraccio? No. La mano? La mano. Sono il tuo nuovo fidanzato, Paolo. Il tuo lieta. Ma questo si fa come il matrimonio? Sì. Che culo.
3. Ah, benissimo ragazzi, buongiorno. Così vi voglio, puntuali alle 6, bravi, bravi, bravi. Allora, riepiloghiamo. Il lavoro è dalle 6 di mattina alle 20, con un'ora pausa pranzo, va bene? Mi raccomando, non accampate scuse, non fate i bambini, perché il lavoro va fatto come si deve. Qua, se ho sbagliato qualcosa, la colpa vostra. Perché, scusi? Perché voi state, che sta qualche altro. Non ho capito. Mi raccomando, non va a cintere le spalazze. Vi sono domande? Sì, una. Ah, non vedo l'impresa di ristrutturazione. Ah, è dov'è? Non vi. Come? Non viene, non viene più. Boost, coast, venire domani, dopodomani, via, la settimana prossima, non esiste. Vi siete voi e basta. Noi? Sì. E in quattro abbiamo fatto questa cosa qua. E che dovete fare? Dovete carteggiare un po' lassù, 200 metri quadri di carteggiatura, dare una mano di bianco, che a casa vostra è grave, lì ci sono proprio le imprese da farà uno per ristrutturare. Oh. Ma in quattro non ce la faremo mai. Chi te l'ha detto che siamo qua? Siamo in cinque. Ah, ci dai una mano tu? Ah, grazie, grazie, sì. Sei impazzito? Io che sta di visto così a tindeggiare, ti tiffa un po', ti tiffa, ma che stiamo scherzando? Sai che vergogna la gente, appena passa la signora Carlo, ma stiamo scherzando? Beh, allora ci dà una mano Alfredo. Grazie Alfredo. Alfredo. Nessun Alfredo. Alfredo. Come Alfredo no? Non può entrare nel palazzo per un accordo tacito fra me e lui, ma stai sempre a fuori Alfredo. Alfredo rimane là. Alfredo. Ma che? Bello, chi è il quinto? Scusa. Michele, 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 ciao! Michele, sei contento? Ti posso dare io una mano a lavorare? No, Margherita, pure qua, Margherita, ma non è possibile, no, non ce la faccio più, ma oh. Basta! Oh! Ah, mi è rimasto lui, oh! Destati, oh bella! Finalmente, allora, senti qua. Niente, i pisani sono proprio come la torre, in simbiosi con la torre. Sempre o di là da un lato o dall'altro. Sembra crollare, vedi, sempre pendere. Oh, impazzito proprio. Alfredo, ma questo è... La mia torre in terra. Ehi, oh bella. Oh. Ladies and gentlemen, benvenuti a Fuori Sede, sigla di coda. Alla portineria, Egidio, alias Minuccio Chirisi. Alla stamberga dei ragazzi, Paolo Uzzi e Michele Didone. Sono Paolo e Michele! Se il numero di finale ce l'ha trovato! Chicco Salerni, detto Chicco, il capo, eccolo qua! Giuseppe De Mola e il veterinario Bindi! Ma a casa delle ragazze ci troviamo Rita Valerio, guarda celeste, ma si chiama Rita! Samantha Pugliese interpreta Valentina, apre Lumboli, la chiamano tutti giusti per l'applauso, dai! Per Natascia, Deborah Civitaro, insieme al suo fidanzato nuovo di zecca, Cristian Dioria, interpretato da Piero De Francesco. E come scordare Marcello Lecca, il cantante napoletano Giambattista Nicolo. E infine, ma non infine, Margherita la vicina e Margherita Morelli. Ciao Italia! Siamo, siete caldi, cantate con noi questa canzone stupenda che la fine di tutti voi siete. Mi raccomando, domani ci vediamo alla stessa ora, sullo stesso canale, tutti quanti insieme per una nuova puntata di...